Buongiorno e buona giornata e buona domenica a tutti, prima domenica di novembre, appunto 1/11/2020 alle ore 7:20 minuti primi, visto che è un po' prestino, quindi ci confrontiamo con un tono abbastanza a ribasso. Parliamo di Serie A e Serie B. Serie A, sesta giornata, le partite di ieri: Bologna, Cagliari 3-2, Inter, Parma, rimonta e pareggio finale dell'Inter da 0-2 a 2-2, Crotone, Atalanta 1-2. Le partite di oggi: Udinese, Milan, Spezia, Juventus, Torino, Lazio, Napoli, Sassuolo, Roma, Fiorentina, Sampdoria, Genova. E poi si chiuderà domani Verona-Benevento. La classifica dice al momento che il Milan è prima a 13 punti, segue l'Atalanta a 12, il Napoli a 11, col Sassuolo a 11, l'Inter anche a 11, Juve, Sampdoria a 9, Verona, Roma a 8, Fiorentina, Lazio, Cagliari a 7, Benevento, Bologna a 6, Spezia, Parma a 5, Genova 4, retrocessione, Udinese 3, Torino e Crotone 1. Ora andiamo invece con la Serie B, le partite di ieri: Ascoli Pordenone 0-1, Brescia Entella 2-2, Chievo Cosenza 2-0, Vicenza Pisa 4-4, Cittadella Monza 1-2. Allora, le partite di oggi vedo qui da finire: Venezia Empoli, Regina Spalle, Frosinone Cremonese. Domani si chiude il quadro della sesta giornata con Lecce Pescara alle ore 21. Classifica Serie B: Empoli e Chievo prima a 13, Salernitana 11, Cittadella e Frosinone 10. Venezia, Regina e Pordenone 7, Spal, Monza e Lecce 6, Brescia e Cosenza 5, Reggiana e Entella 4, zona playout Ascoli, Pisa 4, zona retrocessione Vicenza, Cremonese a 3 e Pescara 1. Bene, voi grazie a tutti che mi seguite, sia qui che su Facebook. Buon proseguimento di giornata e di domenica a tutti. Noi ci vediamo ai prossimi video di oggi. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao!